Un saluto dal dottor Palmas. Un saluto da Cristina. In questo video vediamo se si possono risolvere i problemi in Italia. La risposta è sì, dipende. Alcuni problemi stiamo facendo in modo che si possano risolvere tranquillamente in Italia presso degli studi che sono convenzionati con noi, che ci prestano assistenza ai pazienti che si sono curati qua al Policlinico. Per esempio, abbiamo esperienza di pazienti che hanno perso una capsula che si è decementata. Sono recati allo studio dentistico convenzionato, per esempio in Milano, è stata rincollata la capsula. Oppure pazienti che si sono allentati i denti perché, per esempio, durante la masticazione le viti di connessione sono state sollecitate troppo, quelle dei provvisori. I provvisori non andiamo mai a stringere completamente le viti, perché sennò poi spaniamo la vite, che è l'alloggio della vite, l'ingaggio che ci serve poi a vitare nei definitivi in maniera corretta, stretta, intima. In questo caso si va là e si stringe la vite. Oppure ci sono stati pazienti che hanno dovuto ribasare la protesi provvisoria. La protesi provvisoria, non c'è bisogno di prendere l'aereo e venire in Moldavia, va in una qualsiasi, da un qualsiasi dentista oppure odontotecnico, fai una ribasatura. Ci sono poi dei kit che vendono in farmacia nel caso di decementazione dei ponti, il ten bond, basta che chiedete il ten bond o cemento per reincollare i ponti, prendi questo kit, pasta, liquido, si miscela insieme, metti dentro la capsula e si rimette in bocca. Ci sono sicuramente dei pazienti che hanno dei problemi, per esempio per quanto riguarda la guarigione, c'è da fare un controllo, vai da un qualsiasi dentista, vedi cosa ti dice, poi mettiti in contatto con il nostro centro Dipartimento Aftercare e noi valuteremo di caso in caso se conviene tornare all'estero oppure risolverlo in Italia. Ciò che devi ricordare è che i dentisti che ci danno assistenza non siamo noi, non fanno parte del nostro policlinico o della nostra azienda. Sono degli studi che accettano di curare o riparare i nostri lavori applicando un listino prezzi calmierato che troverai in chiaro qua in quest'area, oppure puoi tranquillamente risolvere presso un qualsiasi dentista in Italia. Si dice spesso che i dentisti in Italia non mettono mano sui lavori fatti all'estero, questa è una mezza verità, perché tutti i giorni i dentisti lavorano su bocche che sono già state curate da altri dentisti. Che sia poi un dentista della stessa città oppure di un'altra città o di un'altra nazione, questo non cambia. Le prestazioni di urgenza tutti i professionisti le fanno, applicano un tarifario, il paziente paga e paga l'urgenza. Non offriamo rimborsi per lavori di urgenza o di riparazione fatti in Italia, a meno che non sia appunto difetti di fabbricazione dei materiali oppure errori proprio di avvitamento, per esempio delle viti di unione delle protesi con gli impianti. Ci sono alcuni casi, li vedremo nei prossimi video, in cui offriamo dei rimborsi, chiaramente parziali, non è che uno gli va male il lavoro, se lo rifà in Italia il policlinico gli deve ripagare il lavoro. Bisogna vedere esattamente cosa è successo e abbiamo un centro assistenza apposito qua che serve proprio a questo. Quindi si possono risolvere i problemi in Italia? Sì, no, ci stiamo attrezzando e stiamo attivando i nuovi centri assistenza anche in altre città, non solo Roma e Milano, perché ci rendiamo conto di quanto è importante per il paziente avere questo tipo di supporto. In questa sezione sotto trovi anche un video, se hai un odontotecnico, un dentista che vuole collaborare con noi, fagli avere questo video, mandagli il link del video e digli di mettersi in contatto con noi. Un saluto da Dottor Palmas. Un saluto da Cristina.